Lunedì 18 ottobre è l'ultimo giorno di questo Salone del Libro in versione autunnale. Un successo oltre ogni aspettativa, una grande gioia di ritrovarsi insieme e di fare cultura. Alle mie spalle il gruppo storico dei Principi dal Pozzo della Cisterna, che sono i veri padroni di casa di Palazzo Cisterna, la sede aulica di Città Metropolitana di Torino. Il nostro amato palazzo dove un sabato al mese apriamo le porte per visite guidate ai cittadini animate da gruppi storici. Ecco, in questa conclusione del Salone del Libro, noi oggi ospitiamo i Principi dal Pozzo della Cisterna per parlare proprio del nostro palazzo. Lo facciamo insieme all'Archivio Storico di Biella, dove i Dal Pozzo della Cisterna erano di casa, quindi un bel gemellaggio culturale all'insegna proprio dell'arte, della storia e naturalmente dei libri. Gli archivi di Stato sono delle istituzioni culturali che appunto raccolgono i documenti storici principalmente degli enti pubblici statali, ma come abbiamo visto quest'oggi anche di importanti famiglie nobiliari o comunque archivi che abbiano un'importanza storica rilevante. E ovviamente con la parola archivi intendiamo tutta una serie di manufatti che non sono solo i libri o i documenti cartacei, ma anche immagini fotografiche, disegni o tanto altro che sono delle vere miniere d'oro per gli storici e per chi va ricostruendo il passato della nostra nazione. Passato che può essere il passato di collezioni d'arte, oggetti, quindi oggi non più esistenti, oppure il passato di luoghi come Palazzo dal Pozzo della Cisterna, oppure il passato di personaggi particolari, famosi come Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna. Quindi l'invito che posso rivolgere a tutti è quello di venire a visitare gli archivi di Stato, non solo quello di Biella ovviamente, ma anche tutti gli altri, perché appunto sono luoghi che non tutti conoscono e però se li conoscessero di più sicuramente ne apprezzerebbero il valore culturale, che purtroppo, mi spiace dirlo, è spesso sottovalutato.